Blitz dei carabinieri di Catania a San Cristoforo, sequestrati 8.000 euro, proventi di spaccio e cavalli maltrattati. Un elicottero con infrarossi ha aiutato i militari del comando provinciale di Catania che nel pomeriggio hanno svolto il servizio straordinario di controllo del territorio e di polizia giudiziaria nel quartiere di San Cristoforo. Sono state ispezionate le aree spesso caratterizzate dallo spaccio di stupefacenti. I 48 carabinieri del reparto operativo della compagnia di Catania Piazza Dante, del nucleo antisofisticato, e del nucleo cinofili hanno usufruito del supporto aereo fornito dall'elicottero del 12° nucleo carabinieri di Catania. L'osservazione privilegiata dal velivolo ha permesso con strumentazione a raggi infrarossi di poter localizzare alcuni individui intenti a governare male degli animali. I carabinieri hanno quindi proceduto ad effettuare numerose perquisizioni personali e locali a carico di personaggi già noti e con specifici precedenti. Sono stati rinvenuti 8.000 euro in contanti nascosti sotto il tappetino di una macchina in un garage, sicuramente provento della vendita di droga.